Paola Zulini dei podisti frentani, dunque pronti, partenza via? Via! Tra pochi giorni. Sì, sì, tra poco stiamo facendo il countdown, il 27 di ottobre si parte con la seconda edizione della Costa dei Trabocchi BCC Half Marathon. Abbiamo innalzato il tetto dei posti disponibili a 1100 e quindi affrettatevi per chi vorrà partecipare a questa splendida gara. A fianco a me c'è la medaglia stupenda realizzata da due ragazze del liceo artistico di Lanciano, così come lo scorso anno abbiamo cercato di coinvolgerli e abbiamo fatto benissimo, e come pacco gara ci sarà questa splendida maglietta tecnica che riporta esattamente lo stesso logo della medaglia della BCC Half Marathon. Il percorso sarà lo stesso dello scorso anno, quindi partirà dal Lido Saraceni, scusatemi, del porto di Ortona, ci sarà un giro di boa su via Cervana, dopodiché si tornerà direzione sud, si imboccherà la Via Verde e si percorrerà per 20 km la Via Verde per poi arrivare al Lido di Fossacesia, porto turistico, un nuovo giro di boa e il lungomare di Fossacesia ci aspetta per l'arrivo. Fabrizio Di Marco, direttore generale della BCC Abruzzi e Molise, si riparte con questo nuovo appuntamento che mette insieme sport, natura, ambiente, territorio? Sì, siamo arrivati alla seconda edizione, ma già stiamo progettando la terza per l'anno prossimo. Quest'anno la manifestazione vede la partecipazione di oltre 1000 atleti che partecipano soprattutto da fuori regione, quindi è una buona occasione per far conoscere il nostro meraviglioso territorio, ed è queste sono le finalità della BCC Abruzzo e Molise, quelle di sostenere il territorio sostenendo lo sport, la cultura e chiaramente valorizzando anche la nostra bella natura. Vincenzo Papioli, presidente della BCC Abruzzo e Molise, dunque conto alla rovescia perché poi il 27 si parte. È il secondo anno, la Presidente ci ha detto che il numero dei partecipanti è cresciuto, siamo intorno ai 1000 partecipanti. A me premeva sottolineare solo un aspetto, che questo tipo di iniziativa non è puramente commerciale o diciamo pubblicitaria, bensì è un'attività che noi abbiamo sostenuto e voluto fortemente perché serve per valorizzare il territorio. Noi di concerto e con la collaborazione degli enti locali, delle associazioni che non hanno finalità di lucro, abbiamo sostenuto e sosteniamo iniziative che sono importanti. Abbiamo fatto con la Università delle Tre Età, abbiamo fatto con la Fondazione Don Epimenios, abbiamo fatto con Libri a Corte, la facciamo con la Mezza Maratona, che è un evento sportivo, vorremmo che diventasse, diciamo così, anche di importanza a livello nazionale. Ma ripeto, lo spirito con il quale la banca sostiene e diciamo, si mette a disposizione di queste iniziative è perché noi siamo banca di relazione. La relazione non ce l'abbiamo solo con i clienti, bensì ce l'abbiamo con tutto il territorio, con gli enti del territorio, con le associazioni del territorio e non con i privati. Un lavoro di squadra dove non esiste autoreferenzialità, per cui tutto quello che viene fatto semplicemente con questo scopo, quello di diciamo così, dare vita a delle attività che siano culturali, sportive, oppure ricreative, oppure di natura sociale, che si svolgono sul territorio. Sindaco di Fossacesia, Enrico Di Giuseppe Antonio, ancora una volta il suo comune sarà insomma il luogo dove si svolgerà buona parte di questa mezza maratona. Beh, intanto lo sport è protagonista della Costa dei Trabocchi e la Costa dei Trabocchi accoglie a braccia aperte, ma soprattutto con un entusiasmo impareggiabile, tutte le iniziative che si sono svolte e che si svolgeranno, la presentazione di questa maratona questa mattina ad Atessa. L'anno scorso c'è stato un successo enorme, una grande partecipazione, ma soprattutto coniugare lo sport alla bellezza di un territorio, sicuramente per un sindaco, è una grande soddisfazione. Tanto ringrazio la BCC, ringrazio gli organizzatori, ringrazio tutti quelli che sono protagonisti nell'organizzare questa seconda edizione, che speriamo che continui nel tempo. Fabio Caravaggio, anche Rocca San Giovanni, sarà interessata da questa bellissima mezza maratona?
Sì, diciamo che Rocca San Giovanni sarà il tratto dove si deciderà la gara, perché mancheranno quasi circa 5 km all'arrivo e quindi ci sarà bagarre. Siamo contenti di ospitare anche quest'anno la seconda edizione. Rocca San Giovanni, come amministrazione comunale, stiamo promuovendo molto l'attività sportiva, perché riteniamo sia un aspetto importante della società. Il benessere fisico, la salute deve essere tutelata, e manifestazioni come questa vanno verso quella direzione.